Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Mauri e Fai, canale dedicato a tutto quello che è il mondo d'alta fedeltà. Questo secondo video degli amplificatori sotto i 1000 euro, come qualcuno se ne sarà accorto, mancano dei nomi importanti. Uno di questi, ad esempio, è Marantz. Questo però è stata una mia scelta per lasciare spazio ad altri marchi. Comunque, chi è interessato, vi lascio il link in descrizione della prova del Marantz PM5005 qua in alto. Ripeto che questa è una scelta prettamente personale di una serie di amplificazioni, ho dovuto limitarmi però nel numero, di conseguenza altre amplificazioni che ho trovato comunque interessanti, però non ho potuto inserirle per via appunto di un numero limitato. Adesso non mi dilungo oltre e lascio spazio ai video. E adesso arriviamo all'amplificatore di Audiolab. Il modello è un oggetto S6000A, si tratta di un amplificatore integrato, dove al suo interno fa bella mostra un toroidale a garantire la giusta corrente per il suo stadio di finale di potenza. Finale di potenza accreditato di 50 W sul carico di 8 ohm, che diventano 75 W sul carico di 4. Inoltre, questo amplificatore, per poter garantire la giusta flessibilità, ha all'interno un suo DAC. Il DAC in oggetto è l'SS9018, in grado di avere una conversione massima a 32 bit 384 kHz. Questo tipo di conversione gli permette anche di leggere direttamente al suo interno file di tipo DSD fino a 256 bit di risoluzione massima. Dotato di un ingresso fono di tipo MM, oltre 4 ingressi di tipo linea, ha anche 2 ingressi di tipo digitale, oltre un'uscita pre-out. Si tratta di un amplificatore da suono molto chiaro e raffinato, con una buona dinamica e una grande spazialità. Il prezzo di questo amplificatore, per quello che è appunto il prezzo di vendita, si aggira intorno agli 800 euro. Audiolab 6000A. Sicuramente uno dei punti di forza di questo amplificatore è l'elevata qualità del suo DAC interno. Sempre rimanendo nel capo degli ingressi, anche il prefono è di ottima qualità. L'amplificatore è molto flessibile, dotato di una discreta potenza, in grado di gestire anche carichi di impedenza bassa. Si tratta veramente di un amplificatore molto ben realizzato. Se vogliamo trovargli giusto un punto negativo, è forse nell'estetica, che rimane un attimino un po' datata. Adesso, approdando in casa Rottel, e dovendo scegliere un amplificatore che rimanga sotto i 1000 euro, la mia scelta dovrebbe ricadere su due modelli, l'A11 e il suo fratello maggiore A12. Quest'ultimi si differiscono per piccole particolarità. Quella più importante, secondo me, è sicuramente l'adozione del DAC interno. Nel modello A11 troviamo un DAC comunque valido della Texas Instruments, mentre nel modello A12 troviamo il molto più performante DAC della Wolfson. Quest'ultimo accreditato di 24 bit per 192 kHz. Tra i due modelli, anche con un prezzo maggiore, ho preferito la 12. Come da consuetudine Rottel, dando uno sguardo all'interno dell'amplificatore, si può notare l'elevato ordine. A far bella mostra il toroidale, che garantisce a questo amplificatore una potenza di 60 W sul carico di 8 ohm. Come ho detto, al suo interno troviamo il Wolfson, modello che è accreditato di 24 bit per 192 kHz. Per quello che sono gli ingressi, troviamo 4 ingressi di tipo linea e un comodissimo ingresso per il giradischi con configurazione fono MM. Guardando al mondo digitale, troviamo ben 5 ingressi. Il primo è un USB accreditato di 24 bit per 192 kHz, oltre 2 ingressi di tipo digitale coassiale e 2 ottici. Completare quello che sono già i numerosi ingressi di questo amplificatore, troviamo anche un'interfaccia Bluetooth, quest'ultima di ultima generazione, ossia di tipo aptX. Per quello che sono le uscite, abbiamo anche un'uscita pre-out, oltre la doppia uscita per i diffusori, quest'ultimi con un carico minimo di 4 ohm. Se per il modello A11 il prezzo di vendita è di 700 euro, per il modello A12 chiaramente il prezzo sale a 850 euro, ma quest'ultimo giustificato da quello che è la sua componentistica interna.
Rottel A12. Sicuramente i punti di forza di questo amplificatore risiedono nell'ottimo DAC della Wolfson. Il rapporto qualità-prezzo è sicuramente a suo favore, come l'elevata flessibilità di questo amplificatore. Adesso arriviamo all'amplificatore di Mission, ultima versione della serie Cyrus, il modello L1. Si tratta di un amplificatore con una potenza di ben 100 W, garantita dal suo stadio di finale di potenza in classe D, quest'ultima di terza generazione. Anche se è un amplificatore molto compatto, è dotato di ben 6 ingressi. Abbiamo 4 ingressi di tipo linea, un ingresso fono di tipo MM e un ingresso di tipo audio-video, oltre addirittura un'uscita pre-out. Doppio invece sono le uscite per i diffusori. Tutto questo veramente in dimensioni molto compatte. Stiamo parlando di 85x220x390 mm, un peso di ben 5,6 kg. Il prezzo di questo amplificatore ad oggi è di 850 euro. Cyrus One. I pregi sicuramente di questo amplificatore, che lavora in classe D i suoi finali di potenza, è quello di avere un circuito di terza generazione per poter analizzare quello che è il carico che viene collegato. Altro punto di forza di questo amplificatore è l'elevata potenza, parliamo appunto di 100 W. Molto flessibile per quello che sono i suoi ingressi, adottando anche un ingresso di tipo fono, l'unica cosa che gli manca è un DAC interno. E adesso parliamo del Musical Fidelity M2SI. Un amplificatore che ha un'estetica molto ben curata, raffinata ed elegante. Non è da meno della sua realizzazione, in quanto al suo interno sfoggia un preamplificatore in pura classe A. Un finale di potenza a componenti discreti, in grado di erogare 60 W sul carico di 8 Ohm, 120 W sul carico di 4 Ohm. Testimoniare l'elevata qualità dei suoi finali di potenza abbiamo un altro dato importante. L'amplificatore è in grado di erogare 25 A di picco. Questo permetterà a questo amplificatore di gestire tranquillamente anche carichi molto ostici, di conseguenza diffusori anche con impedenza molto bassa. Chiaramente, come si può intuire dai dati di targa, si tratta di un amplificatore dotato di grande dinamica, soprattutto di un'ottima trasparenza e dettaglio. In questo amplificatore troviamo ben 6 ingressi di tipo linea, un'uscita pre-out e una rec-out, quest'ultimo per un registratore esterno. L'unico neo di questo amplificatore, avendo un pre in classe A, sarebbe stato bello avere anche un'uscita per le cuffie, quest'ultima non è prevista. E adesso arriviamo all'ultimo, il prezzo di questo amplificatore, che oggi sul mercato si trova appena sotto ai 1000 euro. Musical Fidelity M2SI. Sicuramente questo qua è un amplificatore puro, in quanto dotato solamente di ingressi linea, ma molto raffinato nella realizzazione, un preamplificatore di classe e uno stadio finale di potenza in grado di pilotare qualsiasi diffusore. Ottima la realizzazione, come abbiamo già detto, si tratta di un amplificatore raffinato e di qualità. Unico neo chiaramente è la flessibilità che manca, soprattutto anche per quello che è l'ingresso fono. Inoltre il prezzo di certo non è proprio abbordabile, stiamo parlando comunque di 950 euro. Bene, come sempre spero che il video vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto un like è sempre gradito, se volete lasciarmi dei commenti, nel caso non vi è piaciuto spiegate un attimino cosa non vi è piaciuto, cercherò sempre di migliorarmi. E con questo un saluto dal vostro Maurizio di Mauri & Fai. Ciao a tutti, ciao ciao!